Si chiamerà Meccanica Machine Modena, più semplicemente MECMAC, la nuova azienda che nasce in questi giorni e che dal 1 ottobre subentrerà alla Kverneland nella produzione nello stabilimento di Ponte Alto, se verrà confermato per motivi di affitto. L'accordo definitivo parla di cessione di ramo d'azienda per la produzione di attrezzature agricole, zappatrici, trinciastocchi ed erpici rotanti. L'accordo è stato siglato nel pomeriggio di ieri nella sala di giunta del comune di Modena, alla presenza del sindaco Muzzarelli e dell'imprenditore senese Borgogno, titolare della Comege Industrial, la nuova azionista di maggioranza della MECMAC, presenti anche i sindacati, i rappresentanti della Confindustria e della stessa Kverneland. La casa madre norvegese garantirà commesse per l'80% del fatturato, almeno 5 milioni di euro fino alla fine del 2017. Il restante 20% verrà completato da produzioni provenienti dalla sede della Comege Industrial. Il piano industriale prevede il mantenimento dei 50 posti di lavoro, con possibilità di ricorso per al massimo 10 lavoratori a licenziamenti volontari, mobilità, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Per tutti quelli che vorranno, come dire, intraprendere la nuova avventura col nuovo imprenditore, c'è la possibilità di essere trasferiti, avere un posto di lavoro che dà continuità al loro lavoro, ma soprattutto anche al lavoro di tutto il territorio con tutto l'indotto che può lavorare per Kverneland. Quindi io penso che sia una soluzione importante, soprattutto in rapporto a dove Kverneland ci voleva portare inizialmente, che era quello di trasferire tutte le attività e licenziare 50 persone.